Disclaimerone. I contenuti di questo video sono esposti a scopo puramente informativo e didattico. Eccoci, finalmente è arrivato il tutorial che molti di voi stavano aspettando. Come installare ROG Master sul Flipper Zero. Tutorial semplice, facile e in italiano. Andiamo sul nostro Flipper. Siccome ho installato una micro SD nuova, io vado su Settings, Storage, Format SD Card e Formato. Ora dobbiamo installare l'ultima versione del firmware. Vi ho già mostrato un video come si fa, quindi non ci spendo troppo tempo, ma sostanzialmente dobbiamo installare e avviare il software QFlipper. Qui abbiamo il nostro bel flipper che andiamo a collegare con la nostra presina magnetica. Ed ecco fatto, lui ci dice, guarda che il database è vuoto, tu sei ancora alla versione 0.43, questa è una delle primissime versioni del flipper. Noi vada bene che siamo alla 66.1 update. Ed ecco fatto, success, tutto bene, tutto bello, continua. Ci chiede se vogliamo muovere i dati dalla memoria interna all'SD, direi proprio di sì. Ecco, ora siamo pronti a installare ROG Master. Dobbiamo andare a scaricare il firmware ROG Master e posizionarlo all'interno dell'SD. La cosa più facile, migliore, più veloce è rimuovere la SD e fare questa operazione attraverso il computer e non attraverso l'interfaccia di QFlipper. Quindi andiamo a spegnerlo. Ci dice ora puoi rimuovere la USB. E noi lo facciamo con la potenza dei magneti nelle nostre mani. Andiamo a rimuovere l'SD e a posizionarla, in questo caso in un lettore USB, sul computer. Dopo aver scaricato il firmware, cui trovate il link in descrizione, ci troveremo davanti a questa situazione. Da un lato il contenuto del file zip e dall'altro il contenuto della nostra SD. Lo zip di ROG Master va decompresso all'interno di una cartella update presente sulla SD. Ma aspetta un momento, non c'è alcuna cartella update in questo momento. Bene, creiamola. Nuovo, cartella update. In realtà abbiamo già fatto, perché qui dentro non è che ci sia chissà che, nel senso c'è tanto ma occupa poco. Reinseriamo la micro SD all'interno del Flipper Zero, accendiamo e adesso effettueremo l'update dall'interno del Flipper stesso. Prendiamo la freccia in giù e poi scorriamo sinistra a destra in modo da poter trovare browser. Scendiamo fino ad update, eccolo qua, update, troviamo la cartella che abbiamo appena caricato, ci clicchiamo, scorriamo giù fino ad update. Anche in futuro per ulteriori aggiornamenti dovremo fare la stessa cosa. Caricare tutto all'interno della cartella update, selezionare l'ultima cartella e poi update da lì dentro. Avviamo l'update. Mi chiede conferma, dice vuoi installare ROG Master bla 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 FAP? Yes, freccia a destra. E lasciamo che la magia di questo firmware nuovo faccia il suo corso. Ed ecco fatto, ci dice success. Con tanto di pixel art di Goku in versione Saiyan, con faccia decisa, conferma che tutto è andato a buon fine. Adesso possiamo ancora navigare, vedere un pochino cosa c'è, cosa non c'è. Vedete, già sono state caricate un sacco di cose già di base, di default. No, ci sono un sacco di cose, anche per il puro svago, insomma, potete divertirvi. Per decidere se applicare o meno le restrizioni in trasmissione per determinate frequenze, bisogna andare sotto Sub-Gigahertz Assets e aprire il file extend_range.txt e settare su True, posizionarsi su ignore_default_tx region e impostarlo su true se vogliamo appunto utilizzare tutte le frequenze, oppure lasciarlo su false per assicurarci di stare nei limiti di legge. Esistono poi un sacco di ulteriori archivi e database di chiavi che possiamo prendere oramai e copiare all'interno di questa SD del nostro nuovo Flipper Zero con dentro ROG Master. Esploreremo le funzionalità e le potenzialità di ROG Master sempre nei limiti ovviamente imposti da sua maestà la giustizia. Grazie e alla prossima!